Ma a che ora partiamo, ragazzi, se lo potevo leggere? Alla mezzogiorno, l'una e l'una e venti. Ma perché? Lo libera Carlo. Infatti Carlo ha detto che, libera il tiro più duro. Che lui c'ha le dita che tengono. Beh, ovvio. Fa tutto di mignolo. Ragazzi, aspettiamo che vada il sole la via e dopo iniziamo. O iniziamo... Capire dove cazzo andare, no? Io anche attaccherei lì. Dove? Cioè, più o meno qua sotto, adesso più o meno ci siamo fatti l'idea. O sul spigolo dietro, oppure forse a destra se è bucato, se vediamo che è bucato, perché secondo me potrebbe essere bucato. Dove ci sono le piante? Dove ci sono le piante? Quello qui non è. Vediamo! Anche giardinaggio dobbiamo fare. No. Viene una linea meravigliosa, come si dice, meravigliosa, io credo che la roca è molto buona e lo strapiombo sarà molto duro di Ugana. Via coi cliff, il risultato non resta più niente. 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 Vuoto. E allora il buon Carlo ha fatto un grezzissimo a 1, a 2, a 3, 4 e 5.
Oddio, qui. 2 metri lisci come l'olio. Vabbè. Ci capi? Mi era ondra a liberarla. Baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there.